Buongiorno, siamo entrati nel weekend, che voi stiate lavorando o siete in relax, non perdete l'ultima lezione di Muay Thai con Rolando Bernal qui alla palestra Le Dune Fitness di Silvi Marina insieme a Giuseppe. Allora, il gran finale dopo una settimana di lezioni, quale sarà? Allora, oggi lavoriamo una delle tecniche più ricche della Muay Thai, più belle della Muay Thai, che è il clinch. Il clinch si usa anche, per esempio, nell'MMA si usa tantissimo il clinch. E che cos'è il clinch? È semplicemente prendere il controllo del corpo del bersaglio. Quando uno prende la testa del bersaglio, ha il controllo del tutto il suo corpo, praticamente. Quindi noi con la Muay Thai andiamo a prendere, accorciare distanze e andare a prendere la testa del bersaglio, il controllo del corpo del bersaglio. Osservate bene, perché questa lezione è veramente d'effetto. Ok, allora, Giuseppe, andiamo con il clinch a distanza, che sarebbero le braccia. Ok? Qua, in questa postura, Giuseppe è dentro di in clinch a me, lui mi tiene, io entro in clinch e poi dopo posso spostarmi, mi porto Giuseppe, posso esecutare una ginocchiata, lui entra, mi sposta via, op, e può esecutare due ginocchiate. Oh, oh, stando dentro può esecutare due ginocchiate e anche una gomitata. Spostami, ip, uno, due, tre, ginocchio, ok, questo è il clinch a distanza, boom, 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 ok, adesso vado a entrare ancora in clinch e vado a iniziare a prendere la testa del bersaglio. Quando a me mi prendono la testa, la prima cosa che devo fare è cercare di bloccare con la mia mano la presa. Pure tu, vieni qua, ecco. È lì che noi entriamo un pochino più in contatto. Adesso io, per poter avere il controllo totale del suo corpo, metto una mano sopra l'altra e spingo giù. E adesso ho il controllo del tutto del suo corpo, perché io giro, 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 posso farlo anche cadere. Ma lui non può restare sempre lì. Quindi esce, metti una mano sotto, no, no, prendi in clinch, e così via. Poi esco anche io, entra tu, uno, due, entro io. Ma nel caso io non faccio entrare lui e quindi lo tengo bello stretto e lui non riesce ad entrare, cosa fa? Si apre spazio e poi rientra in clinch. Lo stesso fa con me, io non riesco ad entrare, che faccio? Blocco, apro spazio, prendo clinch, boom, boom, vai, esci, uno, due, ginocchio, ginocchio, grazie. Noi ricordiamo che la Muay Thai non è una disciplina che vuole insegnare la violenza. No, 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 tutto il contrario. Però può essere utile in casi estremi di difesa. Siccome queste tecniche sono di molto avvicinamento e oggi stiamo attraversando un periodo particolare, e noi usiamo il tampone per poter praticare queste tecniche, perché normalmente oggi come oggi non ci si potrebbe praticare. Giuseppe ha fatto il tampone, io ho fatto il tampone, lo facciamo ogni settimana per poter essere tranquilli, e soprattutto quando ci si lavora con la gente e anche in palestra bisogna stare oggi più attenti che mai. È giusto dirlo, siamo tutti tamponati. Sì, sì. E poi l'arte marziale in generale coltiva l'anima, quindi ci allontana di qualsiasi tipo di violenza, sia psicologica che fisica. Bene, grazie, belle parole. Grazie. Mentre voi coltivate l'anima, noi coltiviamo il fisico, perché dobbiamo parlare di alimentazione con la dottoressa Marina Manieri. Grazie a Giuseppe, grazie a Rolando e grazie anche al piccolo Leonardo che ci ha tenuto compagnia. Vieni, Leonardo, vieni. Fino a ieri, ma è anche qui Leonardo. Grazie per questa bella settimana che ci avete fatto vivere insieme con il Muay Thai, con la Muay Thai.
E noi ci vediamo tra poco e vi aspettiamo in palestra, ovviamente lunedì a Buongiorno Fitness. A tra poco. Arriviamo di corsa dalla dottoressa Marina Manieri, che ci aspetta con i macarons, un dolce molto di moda ultimamente. Vediamo qui tante varietà cromatiche e anche di ripieni di questo dolce: pistacchio, nocciola, mandorla, liquirizia, caffè, fragola. Allora, dottoressa Manieri, quali sono gli ingredienti dei macarons? Allora, questo dolce è così colorato, apparentemente molto complesso, in realtà ha soli tre ingredienti, che sono l'albume d'uovo, lo zucchero a velo in piccola quantità e soprattutto la farina di mandorle. Che poi la lavorazione è molto lenta, molto difficile, accurata, quindi richiede veramente un grande impegno preparare un macaron, e mi dicono che sia difficile proprio farlo a casa. Comunque, torniamo alla farina di mandorle. Quali sono le proprietà di questa farina? Allora, le proprietà della farina di mandorle sono le stesse delle mandorle e quindi sono proprietà salutari per il nostro organismo. Essa si ricava dalla macinazione della mandorla privata della sua buccia. Infatti vediamo che ha un colore molto chiaro, non rimangono dei pezzettini di buccia un po' più scuri che darebbero una colorazione diversa. Esse sono ricche di proteine vegetali, grassi vegetali, quindi sono dei grassi buonissimi, di ottima qualità, e soprattutto contengono tante vitamine, come per esempio la vitamina D, la vitamina E in grossa quantità, che è amica, diciamo, e contrasta l'invecchiamento, ecco, quindi è amica della nostra gioventù, ma anche vitamine del gruppo B. E quanti possiamo mangiarne? Io direi che questo dolcetto in porzione singola potrebbe accompagnare, che ne so, un caffè, così magari a mezza mattina, evitando di mangiarli troppo tardi durante la giornata, in modo da scongiurare l'eccesso di zuccheri in quella parte. Non so se i macarons faranno parte della vostra dieta del weekend, noi comunque vi auguriamo un buon fine settimana. Grazie alla dottoressa Marina Manieri, grazie al nostro tecnico Alberto Capo e il ringraziamento sempre a tutti voi che ci seguite. Ci vediamo lunedì a Buongiorno Fitness, arrivederci.